solo per comunicare come da regolamento di contabilità, quindi consiglio comunale utile, questa deliberazione di giunta comunale presentata 20 agosto 2014 per la necessità di acquisto di arredi scolastici, scusate, per la scuola media in vista dell'imminente inizio dell'anno scolastico. Voglio altresì comunicare in questa sede che con questa variazione, con questo prelievo dal fondo di riserva, non si altera l'equilibrio del bilancio corrente e in conto capitale e è stato espresso il parere favorevole di regolarità tecnico-montabile rispetto all'atto in questione. Bene, passiamo al punto successivo, numero 11, bilancio di previsione 2014. Per questo lato dicevo non c'è comunicazione. Non è la comunicazione preliminare della prima, questa è una comunicazione. Possiamo proseguire al punto 11, bilancio di previsione 2014, ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri di bilancio, articolo 163 del decreto legislativo 267 del 2001. Variazioni al bilancio annuale. La parola all'assessore Togli. Il riequilibrio di bilancio da approvare entro il 30 settembre di ciascun anno sancisce la permanenza degli equilibri di bilancio, certificata in questa sede dal parere favorevole di regolarità tecnico-contabile dei responsabili dei servizi finanziari e da quello favorevole del revisore, i quali entrambi ringrazio per la presenza in questo consiglio. Le variazioni assenti per la parte in conto capitale prevedono per la parte corrente maggiori entrate per euro 417.140,07, di cui trasferimenti compensativi TASI per euro 294.794,61, utili e contributi da aziende partecipate per euro 36.356,58, maggiori contributi da fondazioni bancarie per euro 20.237,04, maggiori contributi e assegnazioni di fondi regionali per euro 32.839,88 e infine contributi e trasferimenti ordinari per euro 32.911,88. Le minori entrate invece pari ad un importo di euro 134.598,52 sono tutte dovute ai minori trasferimenti del fondo sperimentale di riequilibrio. Di conseguenza, al netto di quello di queste due voci, ovvero 417.000 e 134.000, le maggiori entrate nette sono pari a 282.541,55. Le maggiori spese sono invece pari ad euro 366.081,55, di cui quelle di maggiore rilevanza sono i maggiori accantonamenti al fondo svalutazione crediti per euro 108.000, le spese per copertura integrale dei costi da convenzione per il servizio di illuminazione pubblica per euro 50.000, le utenze per gli uffici scolastici per euro 72.925,70 e l'aumento del fondo di riserva per euro 7.894,49. Le minori spese sono pari ad euro 83.540, da cui il totale delle maggiori spese risulta uguale al netto delle maggiori entrate. Le maggiori spese, mi preme sottolineare, comprendono un notevole incremento del fondo svalutazione crediti, privo di un corrispondente impegno di spesa. Tale operazione si rende opportuna in ragione tanto dell'obbligo, in ragione del decreto legge 95/2012, di accantonamento del 25% del totale dei residui attivi di cui ai titoli 1 e 3 dell'entrata con anzianità almeno quinquennale, quanto dell'opportunità di copertura di tutte le poste di dubbia esigibilità, in particolar modo gli accertamenti non riscossi degli ultimi esercizi. Si tratta di un'operazione virtuosa per la tenuta dei conti dell'ente, soprattutto nell'ottica dell'imminente introduzione della nuova contabilità armonizzata.
Inalterato e intatto rimane inoltre il risultato di amministrazione, a dimostrazione dell'atteggiamento rigoroso ed equilibrato da parte della nuova giunta. Occorre rilevare come in questo passaggio si sia riusciti a contemperare le diverse esigenze di rafforzamento sia degli equilibri di bilancio, sia di garanzia per il rispetto del saldo obiettivo 2014 del patto di stabilità interno, e per farlo la variazione comprende solo entrate già arrivate o già assegnate. Un'operazione all'apparenza scontata, ma insolita rispetto alla prassi consolidata della precedente giunta, è stata quella di provvedere con il riequilibrio al finanziamento integrale di tutte le utenze dovute a contratti in essere e di competenza del presente esercizio, senza alcuna dilazione dell'imputazione in base alle tempistiche di pagamento. Sono state inoltre inserite le risorse mancanti per completare la copertura in entrata dei contratti in essere. Queste operazioni sono state realizzate nonostante il Comune abbia dovuto subire nei pochi mesi da quando la nuova amministrazione si è insediata nuovi tagli al fondo sperimentale di riequilibrio, che altro non sono che i trasferimenti, per ulteriori 135.000 euro circa. Sono stati intercettati contributi da privati e dalla Regione e si sono ottenuti utili da Consip. Dalla parte delle uscite, oltre a numerosi stormi, si rileva il finanziamento con entrate proprie delle attività culturali programmate e alcune attività e agevolazioni del comparto socio-educativo e soprattutto utenze e manutenzioni a carico dell'ufficio tecnico, come in precedenza esposto. Chiedo dunque al Consiglio l'approvazione di questo atto, le cui scelte politiche hanno indubbiamente perseguito, a nostro avviso, le ragioni della solidità dei conti dell'ente e del rispetto del patto di stabilità interno.